buonasera a tutti e certamente qui non sono perché sto passando le vacanze a Senise, è perché è un impegno permanente il mio per Senise e per la legalità in generale, e vedo questa occasione che ci si presenta in questo momento come un'occasione perché Senise dimostri al mondo, perché il problema di cui stiamo discutendo è un problema ormai mondiale, un problema globale, il problema dei crimini apprendiali, della green criminology e quanti, ecomafie e quant'altro si dica, perché si creano tanti neologismi, certamente non sono cose alla moda, sono cose che ci devono preoccupare. Se pensiamo che la criminalità organizzata ha trovato nel traffico dei rifiuti, nel trattamento dei rifiuti ed altre attività che riguardano i rifiuti la migliore occasione per lucrare molto e rischiare poco, questo ci deve preoccupare. Ma perché ci deve preoccupare? Non perché sono un magistrato, perché sono un individuo, sono una persona. E nel più avanzato concetto di ambiente, l'ambiente è qualcosa che ci appartiene, verso il quale abbiamo un dovere come individui, non importa quale sia la nostra estrazione o la nostra preparazione professionale, come individui, perché questo ambiente va lasciato alle future generazioni, almeno com'è, o quantomeno dovremmo migliorarlo. Ecco, questo è l'ultimo concetto che il mondo, e non io, non Silvana Arbia, non voi di Senise, non gli italiani, ma il mondo si è riunito, ha riflettuto per anni, per molti anni, per arrivare a questo concetto. E ha anche firmato delle convenzioni internazionali. Questo per dire che il fenomeno è grave, lo dice anche Europol è un'agenzia dell'Unione Europea che tratta dei crimini, quindi questo grosso problema che c'è nell'Unione Europea, ne abbiamo parlato altre volte, di questa corruzione che blocca l'economia, che erode le risorse migliori e di questo continente così ricco. La corruzione è il crimine organizzato che si avvale della corruzione. Quando parliamo di crimini ambientali, tutti questi problemi emergono, ma emergono a grande luce, perché nei casi che sono stati studiati, sui quali ci sono rapporti ufficiali, le mafie, chiamiamole ecomafie, chiamiamole mafie, chiamiamole associazioni per delinquere, chiamiamole in altro modo, non importa, ma usano anche la corruzione per ottenere certificazioni false, autorizzazioni e altri provvedimenti amministrativi. Quindi le cose sono molto complicate, tantissimo complicate. Quindi un amministratore che si trova oggi a gestire una materia del genere, in materia ambientale, non ha una vita facile. Quindi per la prima cosa dovrebbe, secondo la convenzione di Aarhus, che mi sta molto a cuore, non perché mi piace come è stata scritta nel 1998, ma perché è il documento più importante oggi in materia ambientale, in materia soprattutto di tutela di questo diritto di ogni individuo di essere informato, di essere coinvolto, di partecipare nelle decisioni che hanno un impatto sull'ambiente e di avere a disposizione dei mezzi di ricorso, di giustizia veri, efficaci. Quindi questa convenzione di Aarhus, che, diciamolo, questo è molto importante, è un testo che in caso di conflitti con altre leggi, sia la legge nazionale sia il regolamento europeo, addirittura vi è stato un caso in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che se ci sono dei conflitti, delle incompatibilità tra il regolamento europeo, che pure è una norma sovraordinata rispetto alla legislazione nazionale degli Stati parte dell'Unione Europea, se c'è incompatibilità è la convenzione di Aarhus che prevale. Quindi è un testo base, un testo fondamentale, meno male che c'è. Perché meno male che c'è? Perché, come ho detto, ha stabilito tre pilastri molto importanti. Quindi il diritto, non una concessione, il diritto di ogni individuo, anche se non è cittadino italiano, anche se non risiede a Senise, anche se non è domiciliato a Sant'Arcangelo, ha il diritto di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti
fin dal primissimo avvio di una procedura che può portare a una decisione che ha un impatto sull'ambiente. Quindi fin dal primissimo momento la persona richiedente, e questo va notato che per le informazioni ambientali, poi vediamo che questa convenzione di Aarhus è stata recepita, è stata trasferita per quanto riguarda le informazioni ambientali nel decreto legislativo del 2005 in Italia, e è accoppiato chiaramente sul punto dell'informazione ambientale le persone, gli individui hanno diritto di accedere. È tantissimo, prima di tutto, come ho detto, fin dall'inizio hanno diritto di sapere cosa si sta decidendo, per cui un'amministrazione, una pubblica autorità che decide di variare, anche di variare un piano edilizio, se ha un impatto ambientale, ha il dovere, ha l'obbligo di informare i cittadini interessati. E questi cittadini interessati hanno anche il diritto di richiedere questo accesso, che diversamente all'accesso agli atti in materia amministrativa non richiede la dimostrazione di avere un interesse. Quindi anche se io non ho interesse perché non ho la terra vicino al possibile opificio, o non vivo a Senise, quindi posso dire qualcuno che può essere danneggiato da qualche intervento, però anch'io, non avendo un interesse diretto, sono titolare di un diritto ad accedere a questa informazione. E non è finita qui. La pubblica autorità, e sottolineo, è la pubblica autorità che deve informare le persone, i cittadini, gli individui. La pubblica autorità non solo deve permettere questo accesso, ma deve anche favorire, facilitare, non so, copia degli atti, copia dei documenti, predisporre delle banche dati. Se riceve un'amministrazione, un'autorità pubblica una richiesta di informazione e non ha nei suoi uffici queste informazioni, deve facilitare a chi richiede le informazioni di andarla a cercare da qualche altra parte, quindi deve trasmettere a un'autorità che invece la detiene la richiesta e soddisfarla. La legge italiana, che ha, come ho detto, si è modellata sulla convenzione di Aarhus sotto questo aspetto, dà 30 giorni all'autorità pubblica. Ripeto, c'è stata questa discussione di questa società che doveva venire a informare i cittadini. È vero, non è questa la relazione è tra la persona interessata ad accedere all'informazione e la pubblica autorità. Questo è scritto sia nella legge italiana che nelle convenzioni internazionali, quindi è la pubblica autorità che informa, e a 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Ma non è solo questo. Se vi è poi un avanzamento nella procedura, e anche se non vi è, l'autorità pubblica che decide, che vuole decidere, quindi prima della decisione, che intende, che pianifica una decisione che avrà un impatto ambientale, deve includere, deve permettere ai cittadini di essere consultati. Quindi devono i cittadini avere la possibilità di dire la loro opinione, di fare delle obiezioni, di fare dei commenti, di proporre, di formulare delle proposte alternative a quelle che una pubblica autorità prospetta ai cittadini. Quindi è sostanziale, non è soltanto venire qui oggi, questa sera, e parlare liberamente per un incontro così informale. Quindi è una procedura da seguire. Non solo. Dopo tutte queste fasi, vi è l'ultima fase in cui l'autorità pubblica può rifiutare di dare l'accesso all'informazione, può non consentire la consultazione o può violare in altri modi sia la convenzione di Aarhus che il decreto legislativo del 2005. In questo caso la convenzione di Aarhus, mi riferisco sempre a questo testo perché è il nostro faro, perché anche la legge nazionale potrebbe non essere conforme e noi dobbiamo riferirci sempre a questa convenzione, i cittadini devono avere il diritto a dei ricorsi effettivi, che siano dei ricorsi amministrativi, che siano dei ricorsi di altro tipo, ma dei mezzi di giustizia. E questi mezzi devono essere anche non costosi, lo dice espressamente questa convenzione. Quindi
Il dovere della pubblica autorità è quella di facilitare questo processo di informazione, consultazione e accesso a mezzi di giustizia. Se non lo fa, mi dite, cosa succede? Allora, ci sono dei mezzi di giustizia interni, ma ci sono anche dei mezzi di giustizia al di sopra di quelli interni. Il caso di una che è andato davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una volta si diceva della Comunità Europea, ma ormai è l'Unione Europea, comunque è la Corte che sta a Lussemburgo e si occupa del diritto comunitario, quindi del diritto dell'Unione Europea. Questa convenzione di Aarhus è stata recepita anche dalla normativa comunitaria in un regolamento. E vi è stato un caso, ne ho già accennato, in cui è stato proposto alla Corte la questione se questo regolamento comunitario fosse compatibile con la convenzione di Aarhus o no, e nel caso in cui ci fosse questo contrasto, che cosa fosse prevalente? E la Corte, come ho già detto, ha dichiarato che è prevalente la convenzione internazionale. Non solo, ma c'è stato un caso molto pratico. Dunque, in Slovacchia l'amministrazione locale aveva deciso di fare un piano in cui proprio si parlava di rifiuti, in questo caso, quindi si doveva adibire a usare un sito di questo luogo nella Slovacchia per trattare i rifiuti. Però non aveva seguito questa procedura di informazione, di consultazione del pubblico. E in Slovacchia c'erano, come qua, dei cittadini che si sono chiesti cosa possiamo fare e sono andate avanti con la procedura nazionale fino ad arrivare alla Corte Suprema della Slovacchia nel loro paese. E questa Corte ha rinviato alla Corte di Lussemburgo la questione per vedere se in questo caso questa procedura fosse regolare o meno, fosse compatibile con la convenzione di Aarhus o meno. Durante la procedura la società che era interessata a questo progetto aveva, e sostenuto dal governo della Slovacchia, aveva eccepito, aveva detto che si trattava di segreti industriali, quindi non poteva divulgare alla cittadinanza delle informazioni che erano protette dalla legge che protegge i segreti industriali. La Corte ha risposto con molta chiarezza dicendo che di fronte a un diritto così importante come quello di avere accesso all'informazione secondo la convenzione di Aarhus, cade o comunque ha meno valore la protezione del segreto industriale. Ecco, questi sono dei piccoli precedenti per dire che questo testo è fondamentale. Certamente non tutti conoscono questa convenzione, non possiamo qui pensare che tutti la conoscono. Allora, e questa convenzione obbliga anche i governi a fare una formazione, anche agli amministratori, fare un'educazione, fare un momento di formazione e informazione sul modo da applicare bene questa convenzione. E questo è tutto quanto può succedere quando si agisce in buona fede e alla luce del sole. Purtroppo non è sempre così. Quando ho cominciato a parlare, parlavo di questi crimini ambientali, di questa consolidato ormai, perché in Italia e anche qui l'Italia è diventato un caso emblematico in Europa, è detto così, c'è uno studio dell'UNICRI, l'UNICRI è un istituto che studia e fa delle ricerche sui crimini anche transnazionali e mette in un suo rapporto recente l'Italia come caso emblematico di criminalità organizzata che approfitta, che lucra moltissimo con questi rifiuti. Ecco, è difficilissimo fare le indagini su queste criminalità organizzate. Perché? Perché è molto facile falsificare una bolla di consegna, è molto facile corrompere un autista che porta i tir invece di portare i residui del cibo delle famiglie di una cittadinanza, porta cose molto più pericolose. È molto facile mescolare rifiuti pericolosi e non pericolosi, è molto facile entrare, e questa è la prerogativa, perché non possiamo usare questo alibi, dice beh è difficile, allora che possiamo fare, queste associazioni criminali sono talmente potenti che noi poveretti cosa possiamo fare, invece possiamo fare molto, perché
i processi e comunque gli interventi, in questo caso trattandosi di crimini ambientali molto gravi, perché ci sono le conseguenze sulla salute delle persone, sulla vita stessa delle persone, su un degrado che coinvolge la condizione propria di vita delle persone. Quindi sono crimini gravissimi e sono ancora più gravi perché commessi da organizzazioni criminali. Quindi nel nostro sistema sapete benissimo che il reato associativo, l'organizzazione criminale è un reato di per sé, e poi ci sono gli altri reati commessi dall'associazione. Quindi è gravissimo per una comunità avere questi cancri, avere queste mafie, avere queste associazioni criminali che profittano a scapito della salute delle persone, della salute di altri beni di noi che ci appartengono e che sono comuni a tutti. Quindi la difficoltà dell'indagine è vero, c'è, però quello che più mi preme dire questa sera, l'associazione per delinquere più pericolosa ovviamente è quella mafiosa, e nel nostro ordinamento l'associazione mafiosa è contraddistinta per questo aspetto, tra altri aspetti, ma questo è molto importante per quello che dirò, perché intimidisce, no? Queste organizzazioni criminali intimidiscono le persone, quindi chi sa qualcosa non parla. Quindi io quando ho visto questi giovani, non li chiamo ragazzi per rispetto, questi giovani, ho subito detto complimenti la prima volta che li ho visti. E non è che prendo parte, ma è perché vedo che sono persone impegnate, sono persone che ci dicono, che ci indicano la via da seguire, che non bisogna farsi intimidire, che non bisogna avere paura. Quindi se vogliamo che, specialmente ho detto l'Italia è il caso emblematico, pare 22 tipi di mafie, specialmente in materia di rifiuti, perché sono quelli che lucrano, ci sono pochi rischi e bastano pochi mezzi, 3-4 persone che fanno il lavoro. E sempre secondo questi rapporti internazionali dicono che sono gestite queste associazioni criminali da piccole imprese, società molto piccole, non sono dimensioni grosse, è la rete che è molto vasta, e ci sono colletti bianchi, cioè non vedete mai il criminale che ammazza, che spara con la lupara, no, sono colletti bianchi, cosiddetti colletti bianchi, ci sono degli ingegneri, ci sono degli esperti, ci sono dei legali. E ci dicono anche questo rapporto di Europol che questi colletti bianchi si avvalgono, però hanno bisogno, dei cosiddetti colletti blu. E chi sono i colletti blu? Anch'io al momento non sapevo chi fossero i colletti blu, mi sono guardati qualche camicia blu. Sono le guardie e i trasportatori di questa merce mortale. Ecco, questi sono quelli che non sappiamo per quali ragioni, perché sono intimidite, perché sono prese, perché ricatto morale, non lo so, questo non mi appartiene, ma il fenomeno si svolge in questo modo. Quindi i colletti bianchi più i colletti blu producono i disastri più grandi mondiali, perché vi ricordate meglio di me il problema della Somalia, dove sono stati versati rifiuti radioattivi, e vi ricordate anche quando si parlava dell'assassinio di Ilaria Alpi, che aveva cominciato a scrivere. Quindi possiamo fare qualcosa, se sappiamo qualcosa bisogna che questa qualcosa emerga, e non ci dobbiamo lasciare intimidire, perché la legge è con noi. Ecco perché io sono grata a Sinise, che mi ha spinto fuori, e vi ho sempre detto, ho scritto anche nel mio libro In tempi non sospetti, non ieri, che la spinta a fare quello che ho fatto e l'ingiustizia che ho visto, proprio qui a Sinise,
e che non smetterò mai di lottare contro le ingiustizie, che non smetterò mai di lottare. Di lottare per la legalità, perché qui è una questione di legalità. La legge tutela l'ambiente, anzi ci obbliga a preservarlo per le future generazioni, ci dà i mezzi. È una questione di applicazione, di volontà di applicazione e di presa di coscienza da parte di ognuno di farlo applicare. Ecco, quindi saluto veramente con molto favore questa iniziativa del Comitato. E sono contenta che proprio qui a Senise si apra un discorso nuovo, un discorso che parte dalla base, che parte dall'informazione. Questo comitato rifiuta il non sapere, rifiuta la non informazione, rifiuta il non coinvolgimento, rifiuta l'uso di risorse preziose, l'acqua è il bene più prezioso oggi, e quindi rifiuta il male, come diceva Don Pino. Ecco, quindi salutiamo questo comitato e la mia promessa è sempre la stessa. La legalità mi interessa, la legalità è un mezzo potentissimo. Se non ci lasciamo intimidire, come ho detto, e pensiamo che la legge è dalla parte della giustizia, dalla parte della tutela dei diritti, ci dobbiamo sentire forti proprio per questo. Non abbiamo bisogno di ricorrere a un partito per appoggiarci, abbiamo la legge. Vorrei anche fare un semplice accenno. Si parla tanto di mancanza di mezzi economici, finanziari, crisi economica. Mi ricordo tempo fa, 2 mesi fa, visitavo una persona con handicap, mi diceva: mi hanno tolto tutto perché con la spending review, con queste cose qui, non c'è più possibilità. Allora c'è bisogno di soldi. E perché non ci muoviamo? Non noi, chiaramente, sono sempre in questo caso le entità che hanno il potere di farlo, ma noi possiamo stimolarli. Quindi c'è il reato, il danno ambientale, è questo danno ambientale che esiste da tantissimi anni, ma non è mai stato usato. Quindi c'è questo articolo 18 della legge 349 dell'86 che prevede appunto in caso in cui ci sia un danno ambientale, quindi un impatto negativo sull'ambiente, prevede che gli enti statali, territoriali possano agire per ottenere il risarcimento di questi danni. E queste somme poi sono utilizzate per un fondo di rotazione da usare per interventi invece utili, positivi a favore della tutela dell'ambiente. E c'è, ve lo dico proprio per dire come la legge c'è lì e tutela, e come ci sono anche le autorità che possono fare. Quindi c'è un provvedimento recente del giudice per l'udienza preliminare di Venezia che ha ritenuto esservi questo danno ambientale sulla base di una denuncia di persone, quindi non solo di cittadino residente, di persone che accusavano gli stessi fenomeni, gli stessi malesseri, soprattutto disturbi respiratori, e hanno trovato che chi causava questi disturbi respiratori doveva appunto rispondere, doveva risarcire, doveva dare un risarcimento economico per questo danno. Quindi è questa anche una fonte di risorsa finanziaria che può essere utilizzata per bonificare o per tutelare, appunto recuperare dei danni ambientali gravi. Chiudo con una nota. In tutti questi rapporti, che siano a livello nazionale, della direzione antimafia, che sia del Parlamento, che sia a livello internazionale, Europol e altri, parlano dell'Italia, è vero, ma quando vanno a fare le statistiche non ho mai visto la Basilicata. Ecco, ho visto la Campania,
con dati allarmanti, si parla di triangolo della morte, si parla di terra dei fuochi, si parla addirittura, ho letto che gli Stati Uniti hanno richiesto uno studio sui danni che ci sono nella Campania dove ci sono i militari degli Stati Uniti per vedere se le loro condizioni di vita e di salute sono compatibili o se li devono ritirare, però la Basilicata non è nominata. Ecco, non vorrei che questo presenza nei dati statistici fosse un problema e senza sospettare di nessuno penso che, ritorno sul punto iniziale, che la mancanza di informazioni sia il problema maggiore. Ecco, quindi vi lascio. Grazie dottoressa.